Ciao bambini, quest'anno c'è una bella sorpresa per voi e per quei disgraziati dei vostri genitori. Io sono lo spirito del Natale presente e vi accompagnerò nel nostro speciale di fine anno, una raccolta delle migliori idee e regalo che ci sono venute in mente. Perché a Natale i regali si devono fare ai bambini buoni, come quelli di Gaza che hanno già ricevuto tante belle bombe da quei vigliacchi assassini sionisti. Ma state tranquilli, che a voi regaleremo solo ordigni lessicali. E ora, pubblicità. Per un Natale libero dal patriarcato, chiedi al tuo genitore 1 e al tuo genitore 2 Barbo, la Barbie con la barba e col pancione. Lo trovate nei migliori negozi LGBTQ+, sti cazzi. Affrettatevi, offerta disponibile solo per i bimbi che hanno già fatto domanda per la carriera Alias. Bentornati! Avete presente la canzoncina natalizia cantata da quei grandissimi cornuti in camice bianco? Quella che vi invitava a sottoporvi alla sperimentazione per il bene delle case farmaceutiche? Nelle letto che c'era morbo, che avrebbe la forte di tutti, e loro fissar chiotti, con cose farsi vaccinare. Hanno messo una fiorinetta, senso disinformato, abbiamo fatto un buchetto e adesso sono cazzi loro. Sì, 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 vacciniamoli, tanto poi se qualcuno apre a noi che ce ne frega. Sì, 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 vacciniamoli, che per fine il mese il bonifico arriverà. Adesso che se ne andrà a me, iniziamo a ragionare su come potersi colare e scappare non se ne parla. Noi abbiamo la faccia tosta, a dir tutto va bene e che siamo grandi luminari. Sì, 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 vacciniamoli, tanto poi se qualcuno crepa noi che ce ne frega. Sì, 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 vacciniamoli, che per fine il mese ti bonifico arriverà. Piaciuta? Non che importi granché. Noi torniamo tra poco, dopo un breve stacco pubblicitario. A Natale regalati uno stronzo. Santa Claus Schwab, l'amico dei ricordi. Per un Natale equo e solidale. Non avrai nulla e sarai felice. E ora non poteva mancare la tradizionale letterina di Natale della nostra bimba preferita. A Natale puoi fare quello che non puoi fare mai. Caro babbo bastardo, ti ricordi di me? Che posso fare per te? Anche quest'anno ho deciso di romperti i coglioni, anche perché dei miei desideri degli anni passati non ne hai esaudito nemmeno uno. Ma io ti voglio tanto bene e ho deciso di darti un'ultima possibilità. Altrimenti l'anno prossimo vengo a dare fuoco a te e a tutte le renne. Io, la mamma e papà, alla faccia di quel pirla che diceva non ti vaccini, ti ammali, muori. Cosa? Non ti vaccini, ti ammali, muori. Ok. Siamo ancora vivi. Perché lui è ancora qui a rompere le balle? Ti prego di provvedere con un bel colpo apoplettico che ce lo vedi di torno. Magari mentre dice una delle sue solite minchiate che tanto piacciono ai media di regime. E già che ci siamo, fai in modo che quelli là,
e anche i nostri cari politicanti del scappazzo siano costretti a dire sempre sempre la verità. Così sai le mazzate li prenderanno dalle pecore incazzate dopo aver detto loro che li prendono per il culo da una vita. Infine, e questa volta sono seria, ti chiedo di regalare un po' di serenità ai bimbi palestinesi, che come me e tutti gli altri bimbi del mondo non hanno colpa se gli adulti sono delle teste di cazzo che sanno solo pensare agli altri come nemici. All'anno prossimo, e occhio, perché ho già il cerino in mano. Che tenerina la nostra bimba di fiducia. E ora, pubblicità. Compra anche tu un kit Babbo Natale malato metà. In omaggio alle prime 100 telefonate, uno sconto del 2% per la Sagra della Fava e del Pecorino 2024. E c'è davvero, siamo andati a controllare. E ora vi leggerò una bella storiella di Natale che possa riempire i vostri cuori con lo spirito delle feste. C'era una volta il Natale, ma dato che il Natale ha 5.000 anni, che te lo dico a fare? Fine. Po' circoncisa, ma va bene lo stesso. E abbiamo anche la parabola del buon Gesù. Avete pesce? Non abbiamo pescato, dottore. Avete pane? No, doveva portarlo lui. No, lui! E allora che mi mortifico io? Sì, cari bambini, abbiamo proprio finito qui. L'appuntamento è per il prossimo anno, sempre che i miei due neuroni abbiano voglia di pensare a qualcosa. Un saluto e... Buon Natale a tutti! May your days be merry.